Ed eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio, sempre solo con il microfono e la cam accesi. Allora, poco fa mi è successa una cosa decisamente strana, ok? E come al solito, prima di rientrare a casa, mi fermo sempre un po' fuori, ok? A prendere un po' d'aria. Aria che in questi giorni è un po' diversa. Si sente insomma il prossimo cambio di stagione, un'aria elettrica, chiamiamola così. E anche tutto attorno era decisamente strano perché non sembrava tutto immobile, ok? Tutto fermo, come se il mondo si fosse preso una pausa. Non era completamente silenzioso, ok? Però a tutti i suoni che sentivo, potevo dare un nome. Sentivo il suono della campana, un po' di traffico in lontananza, i passi di chi portava il cane nel parco. E sono quei momenti, perché mi conosco bene, purtroppo, quando tutto sembra fermo, che so che arriva la botta alla testa, la botta al cuore, quei momenti in cui torna tutto, diciamo così, se mai se ne fosse andato quel tutto, ok? E mi stavo preparando al contraccolpo psicologico, quando è successa una cosa strana. Tra i protagonisti di questa sera, c'era anche in un angolo il mio gatto. Che può chiamarlo mio gatto è un po' una cosa, un po'. È il gatto di tutti, diciamo così. Sta un po' da me, dopo va dai miei vicini, lo vedo proprio felino che salta al cancello. Bella la vita dei gatti a volte. Sta un po' di qua, un po' di là. E ha una particolarità: da me non si fa avvicinare mai, ok? Cioè, è una cosa incredibile, non sono mai riuscito ad accarezzarlo. Però stanotte prima è successa una cosa strana. Praticamente era sempre a distanza di sicurezza da me. Lo guardo, lui mi guarda e invece di scappare, come al suo solito, praticamente cosa fa? Mi viene vicino, mi passa tra le gambe, mi fa le fusa. E dopo se ne va. Prima volta in assoluto che succede. E penso che i gatti in effetti capiscono quando hai semplicemente e solamente bisogno di una carezza. E buonanotte.